che Angela, ringraziamenti, quello che ho fatto. Io non ho grandi meriti, io ho avuto un grande esempio. Scusate, quando parlo di lui, più volte bianco, io ho avuto un grande esempio, un grande maestro che si chiamava Giorgio Pisano, che è stato un grande intellettuale, un grande giornalista. Lui adorava definirsi giornalista della Rana Nera, e è stato il suo esempio che mi ha portato a studiare, è stata la fortuna che mi ha portato a trovare dei documenti che erano al Circolo Giuridico di Siena, quindi si poteva trovare qualsiasi professore al Circolo Giuridico di Siena, diviso per scienze politiche e giurisprudenza. Quando abbiamo scritto il libro c'erano 26 professori di storia contemporanea, ma quel libro lì l'abbiamo scritto soltanto noi, perché questi 26 professori evidentemente non sono mai andati a cercare queste cose qua. Al Circolo Giuridico io ci andavo un giorno perché avevo trovato un opuscolino dove c'era indicata una legge, la legge del 3 aprile 1926, che fu la legge che iniziò il fascismo. C'avevo un librettino vecchio, piccino in questo modo. Allora andai da bibliotecari a farmi trovare questa legge, e mentre loro cercavano la legge io giravo per gli scaffali. A un certo punto la mia attenzione fu attirata da un'opera di tre libri dell'università, della facoltà di giurisprudenza, vecchi, diritto corporativo e del lavoro. Presi questi libri, li sfogliai e vidi che lì c'era veramente tutto quello che ci doveva essere per riuscire a capire quello che era stato il fascismo. Io ho sempre pensato che fosse stato Giorgio, era già morto, Giorgio Pisano, che mi avesse spinto la schiena fino a portarmi a battere il naso in quest'opera. E spero che sia orgoglioso di me, che poi invece quando era vivo litigavamo parecchio perché lui era scorbutico, non mi capiva, io, cioè, insomma, vabbè, abbiamo soprattutto litigato, però ho fatto un altro con voi, quindi non ho meriti, c'era Giorgio Pisano, e prima di Giorgio Pisano i meriti ce l'hanno le persone qua da fuori, poi l'azione dello Stato, perché doveva lo Stato organizzare il lavoro e doveva anche mettere insieme i loro diritti, cioè i diritti dei lavoratori devono essere rispettati, ma anche i diritti dei datori di lavoro devono essere rispettati, la produzione doveva andare avanti. Ecco, il fascismo fu una funzione di Stato. La definizione giusta, non è che c'ero io, ce l'abbiamo nel libro, ma perché la portò un giurista di quei tempi, Sergio Panunzio, disse il fascismo era una funzione di Stato, la quarta funzione dello Stato, perché lo Stato liberale c'ha tre funzioni. C'è quella di fare le leggi tramite il Parlamento, quella di fare rispettare le leggi tramite la magistratura, quella di potere esecutivo, sarebbe quello che oggi viene chiamato governo, ma in realtà governo sarebbe tutto, sarebbe il potere legislativo nel Parlamento e il potere esecutivo nel Consiglio dei Ministri, va bene? Questo è uno Stato liberale con queste tre funzioni. Lo Stato fascista, quindi lo Stato totalitario, per totalitario non vuol dire dittatoriale, vuol dire statalista, cioè quando lo Stato organizza il lavoro per i cittadini. Sono tre i sistemi, sono il sistema socialista dal punto di vista storico, il sistema socialista è il primo statalismo, no? Poi il sistema comunista con la rivoluzione d'ottobre in Russia, e poi il sistema fascista, che è questo qua, che rispetta gli altri due, rispetta la proprietà privata. Poi dopo le leggi venivano fatte praticamente come oggi, nella stessa maniera, Camera e Senato a maggioranza dovevano essere votate, e poi per essere messe in attuazione devono essere firmate dal capo dello Stato, come oggi. Oggi c'è il Presidente della Repubblica e conta meno del Re. Quindi il Presidente del Re, che se non la firmava la legge non andava avanti. Oggi il Presidente della Repubblica, come sapete dalla Costituzione, può non firmarla,
La rimanda al Parlamento, il Parlamento però se vuole la rimanda a pari pari, la seconda volta la deve firmare. Quindi il Presidente della Repubblica c'è almeno quello di un re, cosa che è anche comprensibile. Però fondamentalmente il sistema è quello di fare legge, non è che Mussolini, come giustamente diceva lei, ha fatto le leggi, Mussolini ha fatta manco una delle leggi, anche perché durante il ventennio io a occhi e croce feci un conto una volta, sono state fatte 50-60 mila leggi, insomma in 20 anni 50-60 mila leggi fatte da un uomo solo. Voglio vedere che c'è da scrivere, c'è da correggere, che avrà sbagliato anche lui, poi ogni tanto deve andare in bagno, ogni tanto deve anche mangiare, cioè, quindi fondamentalmente c'aveva da fare, no? In realtà chi l'ha fatto, le leggi del giro l'hanno fatte, quindi erano nel Parlamento. La grossa differenza rispetto a oggi era che a quei tempi per gestire la cosa pubblica, quindi per far parte della Camera, per far parte delle amministrazioni, quindi comuni e province, le regioni non c'erano ancora, per fortuna loro, doveva avere delle competenze. Venivi pescato dal mondo del lavoro tramite quei corpi che erano andati a sostituire i partiti che erano i sindacati. I sindacati presero il posto dei partiti in uno stato corporativo. E poi, nel grado più alto del sistema corporativo, c'erano le corporazioni. Anche all'interno delle corporazioni c'era la divisione dei datori di lavoro e lavoratori nel solito numero, e decidevano tutta la produzione come deve essere fatta. Cioè le corporazioni ce ne erano 22, c'era la corporazione dei cereali, la corporazione della carta, la corporazione di tante corporazioni. E prendevano il nome rispetto allo scopo che ci avevano, rispetto all'argomento, no? Dei cereali, dell'agricoltura, insomma, ecco. E le corporazioni decidevano cosa si produceva, dove si produceva, quanto si produceva, a che prezzo veniva venduto. Perché bisognava che la produzione fosse organizzata nella maniera più razionale, più intelligente possibile, di modo che non ci fossero fallimenti. E la produzione non era affidata né al duce né ai fascisti, la produzione era affidata a tutte le persone competenti che facevano parte di quella produzione. Quindi la produzione di cereali, c'erano datori di lavoro dell'agricoltura, lavoratori dell'agricoltura che decidevano lì ci viene piantato il riso, là ci viene piantato, poi di questo riso quanto si può coltivare, a che prezzo, ecco, era un'organizzazione. Il corporativismo è l'organizzazione del mondo del lavoro in Italia. Di dittatoriale non c'è assolutamente niente. Duce non era un dittatore, ma era un presidente del Consiglio, che dopo la marcia su Roma venne insediato alla presidenza del Consiglio dal re, perché lo diceva la legge, lo diceva lo Statuto Albertino, che l'articolo 3, lo Statuto Albertino diceva al re solo appartiene il potere esecutivo. E poi all'articolo 65 diceva il re nomina e revoca i suoi ministri. Ovviamente faceva tutto il re. Quando Mussolini accettò l'incarico di fare il primo ministro, e poi naturalmente, però tutte le nomine, certo, non è che il re conosceva tutti i ministri che dovevano essere nominati, ci stavano 2 o 3 anni, poi il duce e il re li rimuovevano per evitare i nepotismi, perché poi gli italiani sono sempre stati italiani, e quindi li dovevi cambiare, perché se no cominciavano la solfa, e per questo motivo erano cambiati spesso, ma i ministri che ci andavano erano tutti competenti, non è che ci andava un ministro, come succede quando la competenza non è un faro che dirige, tipo oggi qualsiasi... Ci sono Di Maio. Di Maio va bene, ma di fatti guarda, hai portato un esempio giusto. Perché quando durante la gestione della presidenza Trump, siccome l'Italia si era spostata dal punto di vista degli scambi economici verso la Cina e Trump non l'aveva presa bene, Trump disse: ora sapete che fa i prodotti italiani, aumento il dazio, aumento le tasse, negli Stati Uniti li venderete meno. A quel punto gli italiani un po' si impaurirono, perché c'è un bel mercato negli Stati Uniti di prodotti italiani, no? E allora fu organizzato un incontro
fra l'americano e l'italiano. Trump aveva nominato come ministro degli esteri un italo americano, Mike Pompeo, aveva il nonno era abruzzese, e Mike Pompeo venne in Italia a parlare di questo problema. Noi ci si mandò il ministro degli esteri nostro, che era Di Maio. Ora, Pompeo era stato il capo della CIA, aveva 70 anni. Il capo della CIA l'aveva visto girare un po' di mondo. Cioè, quando è arrivato Di Maio a parlare con lui, il problema dove sta? Ecco, guardate, non è che in Italia non ci sono le persone brave. E per Mussolini era più facile sceglierle, perché doveva solo sceglierle. Oggi no, devono aver vinto le elezioni. Allora, per andare a parlare con Mike Pompeo, l'unico italiano che poteva essere veramente era Tremonti, ma siccome Tremonti aveva perso le elezioni perché faceva parte di Forza Italia, ci è andato in Albite e c'è Di Maio. Cioè, ma la capita è guasto. No, allora, se ci sono due bravi in Forza Italia, due bravi in Fratelli d'Italia, due bravi di qui, due bravi di là, te praticamente tutte le volte può pescare, cioè, ne può avere due, tre. E non veramente fatta 10, 20, 12 persone. Quell'altro sono giusti. Quindi non possono risolvere il problema, non possono nemmeno andare a parlare validamente con gli altri, perché tanto all'estero ti fanno le grandi sorrisi, però ognuno può dire l'acqua al simulino. Quindi ci vuole gente che sappia anche dove si mettere. Allora, per Mussolini era senz'altro più facile, ma perché quel sistema si era creato in questo modo? Allora, i competenti sono quelli che si mandano avanti. Qualcuno la propria competenza ce l'ha, no? Te, vabbè, se ti fai l'avvocato non andrai certo ad andare nella corporazione della carta e della stampa, fai l'avvocato. Anche perché c'era gente quadrata che veniva dalla prima guerra mondiale, c'era anche il fatto che c'era gente, no, oggi come oggi, che tutti i bambagioni, perciò all'epoca quando è cominciato a formare quelli della prima guerra mondiale ha ragione, ma relativamente alla competenza vuol dire contare la cultura. Sì. Poi dopo, certo, la prima guerra mondiale aveva messo a nudo soprattutto una cosa, l'ipocrisia in Europa c'era nei confronti dell'Italia e soprattutto le nazioni ricche, la Francia e l'Inghilterra fecero di tutto per fregarci, infatti ci fregarono, no? Voi pensate un po' una cosa che non viene mai raccontata, una divagazione, perché poi serve soprattutto a questo cucciolotto. L'accordo Sykes-Picot. Allora, l'accordo Sykes-Picot fu preso nel 1917. Praticamente era un accordo in base al quale la Francia e l'Inghilterra si dividevano il petrolio in Medio Oriente se avessero vinto la guerra. Ora, la guerra, la Francia e l'Inghilterra avrebbero vinto anche con morti nostri, perché in quel momento noi eravamo alleati della Francia e l'Inghilterra in prima guerra mondiale contro l'impero ottomano, perché l'impero ottomano era quello che gestiva il Medio Oriente, dove c'era il petrolio, capito? Siccome era già stato inventato il motore a scoppio, c'era bisogno di petrolio però per mandare avanti il motore a scoppio, perché poi il motore a scoppio lavoravi meglio, c'erano le macchine, c'erano i trattori, però non c'era vista benzina, quindi ci voleva il petrolio. La Francia e l'Inghilterra, cattivelli, andarono subito a mettersi d'accordo per vedere di fregare il petrolio, non ci dissero niente, perché dove si era più indietro della quota del maiale, si dice, cioè non si contava niente. Ma ci fu la rivoluzione d'ottobre e allora fu Lenin che ci avvertì, perché dopo la rivoluzione d'ottobre in Russia i russi uscirono dalla prima guerra mondiale, perché erano alleati anche loro della Francia, dell'Inghilterra e dell'Italia. E a quel punto i comunisti ci dissero: guardate, lì vi stanno a fregare. Hanno fatto un accordo per dividersi il petrolio e voi lasciarvi senza niente. E noi si andò a vedere in realtà le cose come stavano, avevano fatto questo accordo e questi video l'accordo invece non lo negarono. E hanno continuato poi dopo a non darci niente. Quindi la guerra l'avevano vinta con noi, l'impero ottomano l'avevano vinto con noi, con i nostri morti, e il petrolio si vedeva loro. Quindi loro potevano produrre come volevano, vendere quanto volevano, e noi no.
Quindi la vittoria mutilata, quando diceva vittoria mutilata, perché tra quella l'avevi vinta, però in realtà riscuotevano per l'altro. Perché comunque l'Italia era unita da pochi anni e la Francia e l'Inghilterra erano già due imperi. Ma i piaceri non ci hanno mai fatto, anche se loro erano straricchi e qui c'era la fame, tant'è vero la gente doveva emigrare. Quindi il problema più grosso dei politici da allora è praticamente, si chiamava miseria, e lei era veramente quella, il grande dittatore che comandava l'Italia era lei, era la miseria, e bisognava andare dietro a lei tutti i giorni, perché tutti i giorni c'erano delle iniziative da prendere per la miseria. Quindi furono fatte le bonifiche, perché? Perché poi al posto delle paludi ci piantava il grano. Il grano potevo servire per pane, cioè mentre quei latte facevano l'industria, facevano quattrini, noi ci bastava il pane che aveva mangiato un po' d'acciughe. Gli italiani erano a questo livello, erano veramente poveri. E le difficoltà dei poveri sono sempre grandi. Però c'era un grande collante, anche una grande voglia di stare insieme tutto il popolo. E qui il fascismo ebbe partita vinta, perché poi che cos'è un fascio? Un fascio è un oggetto, sono tante vecchie tenute insieme, separate sarebbero tutte più deboli, tutte insieme sono molto più forti. Ecco, siccome le persone erano povere, siccome ci fu lo Stato, il sistema fascista, non lo Stato fascista, ci fu il sistema fascista e questi divisi insieme gli italiani tramite l'opera nazionale, l'opera nazionale del lavoro, che stavano insieme nelle ore libere, l'opera nazionale di maternità e infanzia, perché comunque sia anche le puerpere venivano, e poi anche le giovinette, l'opera, c'erano diverse opere nazionali che servivano tutte a creare uno spirito di corpo, a dare un senso d'appartenenza. Così, nella semplicità di quei tempi, che però riusciva poi dopo a riempire le piazze, perché? Perché tutti i cittadini venivano e le cose funzionavano, perché poi venivano fatte le strade, venivano fatte le scuole, veniva praticamente elaborato anche un sacco di strutture che poi sarebbero servite, servivano al popolo. Che ancora oggi servono. Eh? E ancora oggi servono. Ma anche loro ci servono, perché poi il popolo, diciamo, i bisogni primordiali ce l'ha sempre, no? Come dico io, sono quattro le necessità più grosse del genere umano: i problemi, il dolore fisico, il dolore mentale, che non è da meno di quello fisico, la fame e il freddo. Quindi quando te ai cittadini li hai organizzato di modo che trovino un lavoro facilmente, e mio nonno diceva sotto il fascismo era molto facile lavorare, e te tanti di questi problemi li hai già risolti, li hai risolto la fame, li hai risolto il freddo, li hai risolto il dolore mentale, perlomeno quello collegato al lavoro, capito? Era questo dovuto al partito? Ma no, sì, no. È l'origine che è senz'altro quella del partito. Però fondamentalmente poi dopo quello che dava efficacia a tutto questo era lo Stato, che era molto al di sopra del partito. Un'altra differenza rispetto a oggi è che oggi lo Stato è nelle mani dei partiti. Addirittura un ministro, se torna bene alla sua parte, può anche creare una crisi di governo, come fece Salvini quando c'era il 40%, no? 35 aveva. Perché dice, ora io ho chiappato il 35 all'europeo, la crisi di governo, poi 35 anche. Fece una crisi di governo, ma te quando devi fare la crisi di governo? Il tuo dovere di ministro non c'è più. Perché te pensi soltanto al tuo partito, ma il tuo partito, quando sei nel ministero, tu non sei più del partito, te sei del governo, di tutti. Ecco, nel sistema dei partiti questo non esiste, no? È accettato che non esista, dovrebbe essere uno scandalo. Ecco, grande fascismo, questo non esiste, perché c'era la monarchia, perché c'era il partito, esisteva, però quando c'era da fare, c'era da fare per gli italiani, quindi all'interno del governo non è che esisteva null'altro dei problemi immensi e numerosi che dovevano essere risolti.
Nel terzo anniversario della marcia su Roma, infatti, nel 25, in un discorso memorabile a Milano, Mussolini mise le basi, avvertì tutti di quello che sarebbe stato, e infatti coniò il termine tutto nello Stato, nulla al di fuori dello Stato, soprattutto nulla contro lo Stato. Quindi lo Stato è quello che fa tutto, è quello che organizza tutto, e che non ci sia nessuno che rema contro lo Stato, perché lo Stato non vuole che svenga a re, perché c'è da fare. Lo Stato coinvolge tutti, lo Stato riguarda tutti, no? Lo Stato è fatto fondamentalmente da tre elementi. Un territorio dove vivono delle persone che sono sottoposte a una sovranità. Quindi, nel momento in cui il Presidente del Consiglio fascista va lì, ci va per avere queste conclusioni, non è che ci va per far mangiare i fascisti tutti quell'altro, no, ci va a mangiare tutti. Ecco, l'essere settari come oggi non esisteva a alti livelli. Poi dopo, a livello basso, quando c'era un podestà, quando c'era un gerarca, un prepotente, ignorante, ignoranti erano quasi tutti, prepotenti magari alcuni, ti faceva girare scatole, anche se perché o di familiari, robe vecchie. Allora il fascismo è diventato, per tanti che lo raccontano, qualcosa di negativo, ma perché se te li fai parlare ti accorgi che non è che il fascismo è per loro qualcosa di negativo. Sono alcuni fascisti che hanno fatto i prepotenti, che hanno fatto gli ingiusti, perché erano ignoranti e prepotenti, e quindi nelle loro conclusioni, nel loro quotidiano, hanno rotto le scatole a questa famiglia, hanno rotto le scatole a quell'altra famiglia. Ma il fascismo non lo conoscono. Perché? Perché ci fu un'imposizione, perché il fascismo non è conosciuto, perché se a me quel giorno ci sarà non mi porta sotto a quello scaffale, tutta sta roba non l'ho scoperta, sto parlando di 10 anni fa, già grande. Perché c'è un'imposizione che gli alleati appesantirono l'Italia con questa imposizione, e Angela lo sa bene, l'articolo 30 della resa incondizionata che Badoglio fu costretto a firmare a Malta, anzi gli italiani l'hanno firmata prima ancora uscisse fuori, che gli fecero firmare un documento dicendo, e poi dopo altre condizioni mi si danno dopo, diciamo voi tanto firmate, poi ve ne faremo conoscere. E 25 giorni dopo li fecero conoscere quest'altro. All'articolo 3 c'era scritto che il fascismo non doveva essere insegnato, perché non dovevano essere andati a ricercare quelli che erano gli obiettivi del fascismo, che erano poi l'autarchia europea. Cioè l'Europa che aveva una produzione e doveva vedere di farla bastare, e poi c'era anche l'Eurafrica, cioè che l'Europa si univa all'Africa, l'Europa portava l'esperienza, portava la cultura in Africa, in Africa c'era un sacco di roba, di materie prime, e quindi veniva fatta praticamente dall'Europa quello che gli Stati Uniti avevano fatto in America. Però gli Stati Uniti nell'America del Sud l'avevano fatto volentieri, quando l'Europa disse noi lo vogliamo fare anche con l'Africa, dove gli Stati Uniti fecero scoppiare la seconda guerra mondiale, e dell'Europa non si è più parlato, non si è più parlato della Turchia europea. Però ecco, fondamentalmente si muoveva tutto nell'ambito del lavoro per avere più produzione e per avere la sicurezza che le famiglie potessero mangiare, perché fino a quel momento lì chi aveva gli imperi mangiava in Europa, perché l'Europa è sempre stata fitta di persone, ma le materie prime ci sono mai state, come oggi. Certo come oggi, l'olio e l'oro ce l'avevi, il manganese, il ferro poco, carbone quasi quasi, e quindi non è che... Quindi oggi non ci sono, i presenti non c'erano, e infatti c'era un sacco di emigrazione. Noi si emigrava tanto, ci sono tanti italiani a giro per il mondo, le famiglie mi sembra ce ne 11 milioni, quindi capite, tutta gente del sud, tutta gente che poi andavano là con il cartellamento, la valigia con lo spago, e pativano la fame, toccavano lavori peggiori, andavano a faminatori, andavano a fare veramente gli sfruttati. Quindi quello che fu tentato fu, e per
15 anni andò bene, perché poi facciamo troppo poco, facciamo troppo 15 anni. Cominciò il 3 aprile del 26 con il varo della legge sindacale e finì nel 43 quando con dei decreti Badoglio, Badoglio fu costretto a toglierli, se no quindi bombardavano Roma e ti speravano Roma e poi Venezia, Firenze, tutto. Quindi dal 26 al 43 facciamo duro 17 anni, ma se quando ti fa la prima legge proprio andare al regime, cioè per avere frutti, perché lei ha, quella ruota ha girato già 2, 3, 4, 5 volte, insomma di tempo ce ne vuole, quindi si può dire che facciamo duro 15 anni. E 15 anni tutto quello che riusciamo a fare. Ma quando normalmente parlano di fascismo, i professoroni tirano sempre fuori quello che chiamano la filastrocca. No? Il fascismo fu una dittatura, fece le leggi razziali, fece la guerra. Però qualche volta, se lo ricordano, ci mettono anche i gas in Etiopia per far vedere altri, per far vedere altri veri. Allora, dittatura non fu, che Benito Mussolini non fu un dittatore. Qui da qualche parte potete trovare anche le prove di quello che dico io, perché c'è la fotografia della legge che lo riguardava, della legge che riguardava, non è che riguardava lui, riguardava i presidenti del Consiglio italiani, una legge che fu fatta, si ricorda bene la data, perché fu fatta il 24 dicembre del 25, giorno di Natale, perché la gente andava a lavorare il giorno di Natale, c'era una fame, c'era una fame. Questo è il prefetto, questo è il podestà. Dunque, comunque sia, erano 7-8 articoli che riguardavano il presidente del Consiglio, non è che riguardavano Mussolini, riguardavano il presidente del Consiglio, cioè morto Mussolini, poi continuavano con l'altro. E quei poteri non sono certo dittatoriali, perché li fondano dati dal Parlamento. Il Parlamento non è che dà potere a una persona di essere dittatore, se la si leva per sé. Aveva il potere, il dovere, più che altro la legge si doveva riunire il Consiglio dei Ministri e doveva mettere le leggi che dovevano essere presentate in Parlamento, dovevano seguire a scaletta sua, diceva prima questa, poi quest'altra. E comunque sono leggi che poi sono andate agli altri presidenti del Consiglio del Regno, che dopo di lui c'è stato Badoglio quando lui si dimise, dopo Badoglio c'è stato Bonomi, poi c'è stato Parri e poi c'è stato De Gasperi. Quindi se fu un dittatore lui, fu un dittatore anche quest'altro, anche De Gasperi. Avete mai sentito dire De Gasperi è stato un dittatore? No. E io vorrei un incontro con questi mammalucchi per fargli sta domanda, ma tanto non ci vogliono da nessuna parte. Anche che non sanno cosa rispondere. Ma allora mi passo, ormai qualcuno gli ha parlato male di me. Vorrei sapere se De Gasperi è stato un dittatore, che se De Gasperi non è stato un dittatore, non è stato un dittatore. Quindi, elementi della filastrocca, no? Facciamo fuori dittatura. Senza dittatore non c'è dittatura. Come senza questo non c'è pasta asciutta al pesto, come senza il tramonto non si può fare foto del tramonto, non è così difficile la vita, cioè, se si ragiona, no? Quindi fu dittatore, no, fu presidente del Consiglio. Torniamo al primo elemento della filastrocca. Secondo elemento, leggi razziali. Dunque, le leggi antisemite furono fatte e furono senz'altro un dolore per chi le ricevette, anche perché non potevano fare altro, si videro arrivare a queste leggi, e fino a quel momento in Italia erano stati trattati in maniera non discriminatoria. Che ci succede ora? Gli ebrei in realtà avevano degli ottimi rapporti con tutti, perché non si erano mai distinti per remare né contro lo Stato né contro il partito. Il problema fu, lo disse al re, il re lo disse a Balbo, e lo riporta Renzo De Felice in un libro, Gli italiani, l'ebrei sotto il fascismo. Praticamente il re disse a Balbo che Mussolini aveva fatto entrare gli ebrei a fronte in Italia quando nessuno li voleva. Poi però gli ebrei
in campo internazionale, facilmente per gli americani, avevano rimato contro l'Italia, avevano fatto sì che prodotti italiani non fossero venduti negli Stati Uniti. Le leggi antisemite furono fatte quindi per vedere se la comunità ebraica internazionale smetteva di remare contro l'Italia. Ora che succede? C'è un proverbio africano verissimo, purtroppo, che dice: quando due elefanti fanno a botte, chi ci rimette di sicuro è l'erba sotto ai loro piedi. E questo è senz'altro vero. Loro non si sa se si fanno male, ma l'erba sicuramente. Allora, in questo caso, i figli d'erba chi erano? Gli ebrei, gli italiani, si vide arrivare a queste leggi che non erano leggi. Ai fascisti, dopo i democratici, le fecero ben più forti. Erano leggi discriminatorie anche quelle. Li condannavano a morte con una legge retroattiva di 22 anni. Se avevano fatto la marcia su Roma nel 44, se il fascista aveva fatto la marcia su Roma, avevano dopo ricoperto durante il ventennio delle cariche importanti, venivano mandati a morte retroattiva di 22 anni. Quindi antifascista-fascista li fece di peggio. Comunque sì, anche gli ebrei, a vedersi arrivare la legge, furono licenziati dai posti dello Stato. Siccome gli italiani vendevano meno, pagavano meno tasse in Italia, lo Stato aveva meno soldi, allora voi pagate per primi licenziati. Però loro che potevano fare? Non potevano... Ma un articolo del Popolo d'Italia, che si trova nell'opera Omnia, quindi firmato da Mussolini, c'era scritto che queste leggi devono essere peggiorate o anche annullate, e questo in base a quello che sarebbe poi stato il comportamento della comunità internazionale fino a quel momento. In seguito a questo, poi in realtà non furono né annullate né peggiorate. Risvolte sulla Shoah non ce ne sono stati, anzi, quando è stato possibile, sono stati protetti, sono stati aiutati. E ci sono prove anche di quello, ma quindi lasciamo perdere, questo è un argomento molto più vasto, si può anche affrontare una un'altra volta. Terzo elemento è la guerra. Se Fascismo avesse fatto la guerra. Fascismo non fece solamente la guerra, la subì, anche perché l'Italia era povera e quei lati erano ricchi, e non sono i poveri a fare la guerra ricchi, sono ricchi a fare la guerra poveri, è assurdo, no? Okay. Francia e l'Inghilterra avevano più grossi imperi mai esistiti, gli Stati Uniti avevano tutto, stratutto, e l'Italia si metterebbe a fare guerra a questi qua. No, non era possibile. Tanto è vero che Mussolini si dimise, quella famosa sera del 25, lui si dimise perché l'Italia potesse andare a fare la pace. Vabbè, lui si dimise perché gli alleati avevano detto che non avrebbero mai avuto una trattativa con un governo fascista, nessun fascista, però si dimise. Il governo fu cambiato, non è che andò via lui, rimasero ministri suoi, andò via lui e Badoglio ci mise un sacco di militari, quindi poteva andare a fare la trattativa di pace. Fece l'armistizio, a Cassibile, come sapete, fu firmato l'armistizio, però gli americani si fregarono l'armistizio, perché dopo aver firmato l'armistizio continuarono a pensare che su per l'Italia. E bombardare. Quindi non è che era una grande armistizio, perché loro non avrebbero dovuto far niente in Italia, invece esattamente. Quindi questa, fino a che sono arrivati qua a Bolzano, cioè se firmi l'armistizio in Sicilia non fa arrivare a Bolzano, se firmi l'armistizio vuol dire che ti fermi, se te vieni te invadi. Infatti c'è una canzoncina, no? Ho trovato lì in Basurna, non si chiamano che ieri, che è andato, ma lì in Basurna non li chiedono. I invasori c'erano, invadevano e a voglia, ma erano altri, perché i tedeschi non erano invasori, perché quando gli americani sono arrivati a sbarcare in Sicilia a vedere che non sbarcassero sul suolo siciliano, c'erano le truppe italiane e le truppe tedesche. Sicché i tedeschi erano ben arrivati fino alla Sicilia, che mi dice invadono? Ci so perché erano alleati, gli alleati del regno, non è che erano alleati di se stessi. Quell'altro no, quell'altro sono sempre stati nemici. Quindi chi è che ha invaso? Sono quell'altro. Quindi
gli elementi della filastrocca sono molto deboli. La carta del lavoro, questo qui non la conoscono perché in ossequio a quello che hanno voluto gli alleati, il fascismo non è mai stato studiato. È vietato. Ah, ma veramente è vietato, perché poi dopo soldi qui da l'America negli anni ce ne ha buttati tanti, perché poi dopo questi ci hanno fatto carriera, ora ci hanno fatto carriera, mai sentiva dire il contrario. Ti pare Paolo Mieli un giorno che disse, guarda, non è vero, Paolo Mieli dirà che è così, meglio, è vero. Io, questo libro qui è andato da più grossi storici di Siena, professori di storia, storici. Io ci sono delle amicizie, 60.000 persone. Tante volte io ho chiesto un incontro, ma io non ho chiesto un incontro, a dire la verità, ho chiesto parecchio di più, anche in maniera un po' bruttina, perché io ho detto subito, perché mi piace essere diretto, ho detto subito, io se volete un incontro, di voi non me ne frega niente, però vorrei la Romagna per i ragazzi, del papà. Con voi e con i documenti, tanto poi è tutto lì. E poi quello che mi smentite. Ma non è successo niente. So che alle spalle mi hanno detto un sacco di cose, io sempre sono matto, perché sono matto, ma quel matto lascialo fare, uno la pensa a modo suo, no? Scanzonate, lì ci sono documenti, non è che la pensa a modo mio, ti dimostro. Quindi scappano, come hanno sempre fatto. Ma la verità è questa qua, quel libro è dedicato agli italiani che resero possibile la carta del lavoro, poi dopo è stata rotta per gran parte, ma alcune cose sono rimaste importanti, le pensioni, la sanità gratuita è rimasta importante. Poi gli italiani, infatti l'articolo 1 della Costituzione, secondo me, perché poi diceva scritta Fanfani, e Fanfani c'aveva un passato, era una grande giurisprudenza, e poi c'aveva un passato nel partito, nell'organizzazione giovanile fasciste. Appunto, si vede che la carta del lavoro fu il fascismo, no? Che fu una funzione di Stato, perché la funzione corporativa fu una funzione di Stato. Articolo 1 della Costituzione attuale, l'Italia è la Repubblica Democratica fondata sul lavoro. Se vi spiegate che vuol dire? Repubblica Democratica ci arrivo con una certa difficoltà, ma fondata sul lavoro che vuol dire? Che vuol dire? C'è una nazione fondata sulle ferie. Perché comunque sia e volevano in qualche modo restare attaccati, non sapevano come fare. Come facevano? La Meliana lì che con tutto non dire. I cittadini santi lì se la facevano sotto, l'Italia con per morati affondava sul lavoro. Però ripeto, mancano due dubbi. Vabbè, signoria, avrei finito se non avete domande. Credo di aver parlato anche troppo. No. Io spero di essere stato chiaro, però leggete il libro 2, 3, 4 volte, tanto è tutto lì. Lì assumerete più che con le mie parole, perché quello diceva Confucio diceva: se ascolto dimentico, e io ascoltavo, cioè voi mi avete ascoltato e vi dimenticate. Se leggo capisco, se faccio imparo. Ora lì c'è niente da fare, quindi per capire andrà letto 2 o 3 volte. Sono 120-130 pagine. Molte fotografie per far vedere l'operosità della faccenda. Purtroppo le leggi sulle opere pubbliche sono tenute da lui, se no ci si metteva. Perché dico leggi sulle opere pubbliche? Perché le opere pubbliche a quei tempi c'era una legge del 29 che qui c'è, da qualche parte c'è, che dove, forse lì, non era possibile il prezzo dell'appalto aumentarlo per più del 20%. Cioè se costava 100, doveva essere finito, cioè ha stabilito consegnarlo in 3 anni, doveva consegnarlo, il padrone della ditta lo doveva consegnare in 3 anni, se non c'erano i penali. Se invece di 100 costava 130,
20 li veniva mandati, 10 ce li metteva lui. Quindi lavoravano veloce e bene, i furbini facevano, perché se no... Infatti porto sempre l'esempio dell'ospedale Forlanini di Roma, bellissimo, lì c'è fotografato, che fu fatto in 5 anni a 4.100 posti letto. L'ospedale di Siena hanno 900 posti letto, sono fatto 32 anni, con questo ambiente. 32 anni, 32 anni con questo ambiente. Dentro fabbricato? Sì, dentro fabbricato, no, quelli piccinini a 2000 sono tutti fotografati, c'è cioè una bella fotografia, erano 2000 e lavoravano le mani, capito? Quindi 5 anni e quell'altro, no, 4 anni, 5 anni alla storia, in 4 anni alla storia, da Sapienza, scusa, università, sì, è bellissima, sì. È come l'ospedale di Forlì, quando ci ha messo a fare i 3 padiglioni, la nave, la barca e l'aereo? 27. 27 anni. E quanto ci ha messo a fare il nuovo? Dall'80 al 2000. Ah beh, se dici il nuovo? Nuovo no, bene. No, io dico quelli che furono fatti come sanatorio. Ma sinceramente non molti anni. Ecco, sanatorio mi sembra che 4-5 anni fa ci è stato fatto. Ma con Badini e Cariola. Non con le gruppi. Sì, loro per gruppi assorbivano tanta manodopera, no? Certo. E quindi anche il lavoro portavano quello da lavoro. Però fondamentalmente poi i costi erano bassi perché poi lo Stato soldi l'aveva poi, perché i cittadini soldi l'avevano poi, quindi pagavano poi le tasse. Infatti si è fatto il conto lì, trovato la legge, fotocopiata, i cittadini pagavano dall'8 al 24% di tasse e l'IVA non esisteva. I parlamentari, trovate anche la legge lì, i parlamentari guadagnavano il doppio di un portiere. Il doppio di un portiere. In parlamentare. Parlamentare il doppio, perché i parlamentari guadagnavano 2.500 euro al mese. Lire? Una portata. Una portata. Ora perché c'è anche la tabella. Il rapporto di Rego. Sì, 2.500 euro al mese. Ma perché? Perché siccome i parlamentari in Parlamento non ci stavano mai, perché furono inventate, la Camera Fascia e Corporazione fu divisa in 12 commissioni legislative, perché ogni commissione era composta da 25-40 persone, perché erano quelle competenti in quel settore. Sempre la competenza è quella che comanda. Quindi c'era la commissione, è qui, quindi non ci ho da sforzare. C'era la commissione degli affari interni, la commissione dell'Africa italiana, la commissione della giustizia. Chi c'era la commissione della giustizia? C'era l'avvocato. Normalmente stava a casa loro a fare l'avvocato. Quando poi c'era da fare la legge, veniva chiamato in Parlamento, c'era 5 giorni per fare la legge. Scrivevano la legge, andava poi dal Senato alla Camera, veniva approvata più, cioè si era approvata, in 30 giorni doveva andare la firma del re. In 30 giorni. Oggi è fatto il 10 o 18 mesi. Se non veniva approvata più. Se non veniva approvata, era chiaro, ma vedi, siccome era loro che se la facevano, esisteva un problema. Va bene? Questo problema doveva essere risolto. Gli esperti dovevano risolverlo, gli esperti erano loro, quindi dovevano trovare il sistema di risolverlo. Quei 5 giorni di stesura della legge servivano a creare le condizioni perché quella legge risolvesse il problema. Non c'erano le diatribe di oggi fra anche i tiratori, oggi sono l'uno contro gli altri, lì erano gli uni contro, sì, ma erano contro i problemi della vita. Quindi risolto il problema che gli aveva dato la vita, poi dopo veniva applicata la legge, doveva andare a quell'altro ramo, perché lo statuto Albertino diceva che da un ramo del Parlamento doveva andare all'altro, e alla firma del re doveva andare a 30 giorni, perché c'era bisogno, insomma. I problemi erano tanti da risolvere. I problemi erano tanti da risolvere, non si poteva stare a dormire. Non si poteva stare a dormire. Quindi anche questo è un concetto. Perché oggi, ma anche allora c'erano problemi, perché il Parlamento dicevano, ma noi ci si fa
se le leggi lei fa tutte le governo, il governo fa o decreti legislativi o decreti legge, potevano essere convertiti in legge in 60 giorni, però poi dopo vengono portati in Parlamento, il Parlamento li converte in legge, però fa tutto il governo, che ci si fanno qui? Il governo aveva un vantaggio sul Parlamento, che c'ha sempre avuto, perché il governo poi dopo è quello che ha i ministeri e sono quelli che hanno gli uffici in provincia, quindi se c'è un problema dall'ufficio in provincia viene investito il governo, no? Il governo viene a sapere tramite i suoi ministeri che c'è un problema a Potenza, che c'è due problemi a Firenze, quindi è il governo, non è mai il Parlamento, capito? Quindi il governo prende le opportune misure per riuscire a risolvere questi problemi, come fa? Lo fa con delle leggi, e allora il Parlamento, allora ci si fa noi. Allora come hanno risolto? Hanno risolto le commissioni legislative. Se te li senti, ci sono anche oggi commissioni legislative, sì, però non lo fanno leggi, danno dei pareri. Quindi che hanno già perdito il tempo. Si fa in commissione la legge. Sì, va bene, ma tanto non può essere approvata lì. Lì invece veniva fatta e veniva approvata. Capito? Ecco, chiave i tempi. Se più, esatto. più tu rimandi il problema, e più il problema si aggrava. Quindi tempi corti per risolvere il problema. Praticamente quello che succedeva era di chiamare tutti i componenti di una commissione a far parte dell'attività parlamentare soltanto per quello che riguardava. Ma in seduta ordinaria, sì, quando c'era qualcosa riguardava la corona, quando c'era il bilancio dello Stato, a quel punto, ma 3-4 volte l'anno. Quindi, verso il tempo, stavano a casa a fare il loro lavoro e venivano pagati 2.500 euro. Oggi ne hanno 15.000. Più spese. E possono anche non andarci. Ci vanno, non ci vanno, quindi ma perché i soldi dello Stato a quei tempi lì, che oggi appunto è tutto manapartiti, no? Quindi ce li partiscono. A quei tempi no, perché lo Stato era l'idolo e tutti dovevano stare a di sotto. E lo Stato funzionava per tutti. E infatti oggi diamo 3.500.000 di euro l'anno all'AMPI. I fondi statali. Sì, 10 milioni di anni ce l'ho qui. Loro vanno a spaventare questa. No. Vabbè, io avrei finito, signore. Non ci sono. Pausa è per Pisanova, non è per me. Io sono un semplice soldato. Anzi, un soldato semplice, il generale è lui. Ma non ce la dai a mi fare da pure con la pizzeria? Mi fai da pure con la pizzeria? Che vuoi? Sono chiesi di... filosofica e chiedendo alla Vergine che metta lei la Madonna del Fascio del Polo fuori da bocca, vi do soprattutto una parte sintetica di quelle che sono le idee dello Stato cattolico, dello Stato fascista, dello Stato liberale, dello Stato marxista, e soprattutto dove, cosa sta succedendo adesso e dove andremo domani, dopodomani, perché non c'è più lo Stato cattolico neanche lo Stato fascista, c'è lo Stato liberale e lo Stato marxista. Voi sapete che le idee che aveva Mussolini, Dio, Patria e Famiglia, che sono idee della tradizione, le idee dei vincitori liberali americani e comunisti sovietici insieme, la foto di Yalta, ricordatevi, 1945. Adesso vediamo dove ci porteranno, perché non è finita, stanno continuando a vincere male, cioè, stanno portando cose cattive. Allora, questo mi servirà soprattutto per avere un'idea. Perché sono fascista? Io ho tanto predica, poi mi chiamato la televisione dicendo siete fascisti. Basta essere fascisti, cosa vuol dire? Non basta la camicia nera se sotto c'è un Berlusconi, non basta essere un romano se sotto c'è un ateo marxista. Ci sono stati anche i nazi, i nazi di quei cinesi, no, quelli, i nazi comunisti, non so, ma c'era una forma. Quindi state attenti, no, bisogna chiarire un po' le idee. Quindi cercherò di utilizzare questo schema per aiutare a capire.
sapendo che ogni dottrina, cioè ogni stato ha la sua dottrina, non è una cosa che viene fuori così. Anche i marxisti hanno una fondazione filosofica e dalla filosofia Marx fa la prima affermazione, però diciamo che non fa la filosofia, però dice tutto è materia, hai fatto la filosofia. Quando tu dici che è tutto materia, hai già fatto la filosofia, le altre sono conseguenze. Quindi tutti hanno una filosofia che poi diventa politica, che poi diventa società e poi diventa economia. Però anche per noi riuscire a capire, per sapere che cosa vuol dire essere fascisti, utilizziamo questi schemi. Quindi prima di tutto c'è una filosofia, una dottrina. La dottrina poi deve diventare cultura, perché se resta una cosa astratta non funziona. Antonio Gramsci, il comunista, ha capito molto bene di fronte al mondo comunista che pretendeva andare al potere solo con la violenza. Lenin teorizzava la presa del potere con la violenza. No, si deve fare la rivoluzione culturale. Cioè, finché se tu non cambi la mentalità della gente, con i carri armati e i fucili, le catene poi si spezzano. E allora ha teorizzato la rivoluzione culturale. Cioè, la dottrina deve diventare cultura. E quindi vedremo, la dottrina cattolica deve diventare cultura cattolica. Quando diventa cultura, poi la dottrina diventa un modo di vivere, perché la dottrina resta molto astratta. Se invece diventa cultura, e cultura dico tutto, arte, canti, letteratura, film, teatri, tu devi far passare la dottrina, farla diventare una cosa accessibile al popolo. Allora poi il popolo diventa così. Quindi diventa cattolico, diventa fascista, diventa liberale, diventa marxista. Quindi è molto importante capire questa dipendenza che c'è per la formazione di un popolo. Poi dopo diventa uno Stato, diventano istituzioni. Evidentemente, Stato cattolico, fascista, liberale, marxista, diventa un governo cattolico, leggi cattoliche, scuole cattoliche, magistratura cattolica. Uno Stato fascista sarà, vorremmo leggi, scuole fascisti, lo Stato liberale sarà un governo liberale che farà leggi liberali per quanto ci vede avanti, che avranno scuole liberali, e il problema dei nostri figli sono in mano a che diventa poi la magistratura liberale, sappiamo i problemi che ci fa la magistratura, diventa poi anche la parte esecutiva, polizia, esercito, lo Stato marxista, comunista, la stessa cosa. Ha un governo comunista, ha delle leggi comuniste, ha delle scuole comuniste, i ragazzi che crescono in Cina vengono in compagnia, non c'è nient'altro, indottrinati fin dalle elementari, all'università, o una magistratura comunista e un esercito comunista. Ecco, capire questi punti di riferimento, perché cos'è stato il fascismo? Allora se lo vediamo rispetto, io mi manco un punto, la patria, rispetto a questi punti fondamentali dell'uomo, prima di tutto deve essere una dottrina, cioè chi sei? Sei una materia e basta? Filosofia marxista. L'uomo è materia, cioè la realtà è solo la realtà materiale, basta, e allora tiene tutte le conclusioni filosofiche, politiche, legislative, di educazione, eccetera. Evidentemente che dal 45 in avanti noi siamo sottomessi al modello economico capitalista americano e il modello economico marxista, ex sovietico oppure cinese in espansione. Cioè è la riduzione dell'uomo all'economia, alla materia. Mercante per gli americani, lavoratore per i marxisti, però il problema di adesso è questo. Ma davvero che tu sei solamente uno strumento economico, sia americano che marxista, quando Mussolini, nel 1934, dice quella frase: l'uomo economico non esiste, esiste l'uomo integrale, che è politico, economico, religioso, guerriero e santo. L'uomo integrale, la differenza fra l'uomo economico e l'uomo integrale. L'uomo integrale c'è Dio, patria, famiglia, società, economia. L'uomo economico riduce tutto, adesso vedremo lo Stato liberale e lo Stato marxista rispetto a quella che è la nostra tradizione, la nostra origine. Ma evidentemente, sono ancora alla fase della dottrina, della filosofia, il mondo liberale americano, il mondo marxista, Cina in espansione, evidentemente se vogliono imporre
il loro modello, devono togliere il modello precedente, che è il modello cattolico, il modello fascista. Come? Ha bisogno di togliere le convinzioni che aveva il popolo prima della patria famiglia. Come? Facendo l'uomo liquido. Voi siete destinati. E come? Con una filosofia, quale? Il soggettivismo. E guardate che questa è entrata, la gente non si rende conto, ma questo non basta solo la camicia nera, non basta il saluto romano, per capire cosa ti stanno facendo. Quando uno dice, è la tua verità, eh? Sta insegnando il soggettivismo. Questo albero è la tua verità, la mia verità, o è la nostra verità, è oggettiva, negano l'esistenza della verità oggettiva. Il filosofo è Cartesio, che fonda questa filosofia, ma adesso è diventata mondiale. All'inizio erano solo piccoli gruppi di formazione, poi... Altro esempio, quando uno dice oggi come ci hanno lavorato, quello va capito. Padre, questo film, se per me non è male, non è peccato. Se per me si fa soggettivamente la fonte del bene e del male. Che hanno messo il soggettivismo, ma che devono esserti liquido, ti devono togliere le convinzioni. Ultimo esempio, più importante, più grave, il Parlamento democratico. Dalla Rivoluzione francese, 1789, viene affermato il diritto alla pratica pubblica di qualsiasi idea e qualsiasi religione. Questo è frutto evidentemente della filosofia di Cartesio, cioè ciò che precede, adesso poi ve ne parlo, l'applicazione liberale della Rivoluzione francese. Tutta l'epoca della enciclopedia e dell'illuminismo ha fatto quel lavoro, e soprattutto Cartesio, che afferma tutto il soggettivo. Il discorso sul metodo, non entro in merito, cioè, però devo parlare di diverse cose che semmai potremmo approfondire a parte. Allora, dicendo che tutto è soggettivo, l'applicazione politica qual è? Si dichiarano i diritti dell'uomo a Parigi nel 1689, l'uomo ha diritto alla pratica pubblica di qualsiasi idea e di qualsiasi religione. Il mondo americano, la Statua della Libertà a New York è quello, è proprio il simbolo del diritto alla pratica. Tu negli Stati Uniti puoi pubblicamente praticare qualsiasi religione, qualsiasi idea, non devi buttare la carta per terra. Quindi l'unica cosa è l'ordine pubblico. L'affermazione quindi del soggettivismo va capito, perché stiamo arrivando, perché siamo già al divorzio, l'aborto, l'omosessualità, la droga, il genere, e ti avviso, voi non morirete nel letto, tra un po' c'è l'eutanasia. Ma dovete capire da dove viene, se non capite, fratelli, siate fascisti, il lavoro che facciamo qui di fare lo studio del fascismo, e quindi del mondo che ha preceduto il fascismo, è proprio quello. E la battaglia ce l'abbiamo, questi sono arrivati. Quindi dobbiamo capire da che parte arrivano le pallottole. Affermato che tutto è soggettivo, allora si alza il patriarca del liberalismo durante la rivoluzione francese, Jean-Jacques Rousseau, che scrive il libro Il contratto sociale, e dice, signore, però attenti, se non è più come prima, che la verità è oggettiva, non si può discutere, che Dio, la famiglia, la padre, se tutto è soggettivo, se tutto è relativo, ma come facciamo a mettere insieme il contesto sociale con il contratto sociale? Il 51% decide tutto. Ah, e da quel momento incomincia quella democrazia lì. Cioè, il Parlamento può decidere al 51%. Cosa avete visto in questi, dal 45 in avanti? Aprite i giornali. Il divorzio, l'aborto, la laicità dello Stato, l'omosessualità, il genere. Deciso al 51%. Questa è la conseguenza politica, però, di una dottrina che va capito questo. Quindi stiamo arrivando, da che parte stiamo morendo, o da che parte sta, questo è il diagnostico, da che parte sta la terapia? Cominciare a capire che esiste una verità oggettiva. E allora chiudo la parentesi perché vado avanti su, ne abbiamo parlato in altre occasioni, quindi noi affermiamo che non è vero. Non è vero che tutto è soggettivo. Facciamo la prima esperienza di conoscenza, di filosofia. È con la natura, la realtà, la terra, l'acqua, il sole, perfetto. È il mio pensiero che pone e toglie le cose
o le cose sono esterne al mio pensiero, oggettive, che mi piacciono o mi piacciono, non importa. Che la vuoi? Beh, fate la prova. Ti metti davanti un albero, dice Cartesio, lo dice che è il mio pensiero che pone tra delle cose, perché tutte le idee sono uguali, quindi sono io che decido, il mio pensiero che decide. Io penso che l'albero non esiste. Picchia la testa. Vai! No, concentrati, io penso che non esiste. La prossima vericcia è la tua vita, la tua morte, quando finisce la morte, la vita, dove vai? E lo devi decidere, amore. Non devi decidere la televisione. Quindi devi risolvere i problemi elementari. Esisto dopo, dopo la morte, non c'è un'altra vita. Ho convinto, c'è un'altra vita. Chi ha fatto la natura? Una forza non intelligente. Ho convinto, perché poi un'intelligenza superiore di Dio. Caramba, sono i tuoi problemi, perché definisce la vita. Quindi, allora, alla prima esperienza della realtà, sì, l'albero, anche se io penso che non esiste, l'albero esiste lo stesso, oggettivo. Io dico l'albero, ma dico la terra, l'acqua, il sole, piante, fiori, frutti, mucche, maiali, uomini, donne. È esterna. La seconda domanda è la tua vita. E come che esiste? Vabbè, fratello, è il problema che ti dice la vita. Una forza non intelligente, un'intelligenza superiore, Dio, chiamato Dio, chiamalo come vuoi, però un'intelligenza superiore, o tu credi in una forza non intelligente? Non sto a insistere sul punto, l'ho già trattato altre volte, comunque ci sono dei testi, dei video che potete approfondire. Guardate la natura. La perfezione di organismi complessi, l'occhio umano, videocamera a colori, codice genetico, sistema riproduttivo, una forza non intelligente o un'intelligenza superiore. Tu devi decidere, perché tu muori. Cioè, finisci la vita, poi vai a vedere se c'è un altro, non c'è. L'uomo non può fare le montagne, le stelle, neanche le formiche. Come che esistono? Come che esiste l'occhio? Videocamera a colore, l'occhio, lì leggo il libro di anatomia. Ma sai com'è fatto il tuo? Ne avete due. Cristallino, 5 milioni di fibre prismatiche. Pupilla, se non si stringe con la luce. Irride, i colori, la retina. Leggo, no, quello lo dicono i professori di università e scienziati, i primari di ospedale. Retina, neanche mezzo centimetro. 75 milioni di bastoncelli, sono tutto così miniaturizzato. Perché tu fai un'immagine, poi la cancelli e ne fa un'altra, 10 foto al secondo. Guidi la macchina, pensaci, dai, arrivi alla curva a 50 km all'ora. La curva, fate cose. Se il tuo occhio non facesse 10 foto al secondo, fa le cancella, ma facesse solamente una foto ogni 5 secondi, cosa fai? Freni, 5 secondi, giri là. Sei così, renditi conto. Una forza non intelligente, vabbè, perfetto, ma deve essere convinto, perché finisce la vita. Un'intelligenza superiore. Noi non possiamo, noi intelligenti non possiamo fare un occhio come materiale organico. Fratelli, chiudo la parentesi, ricordo queste cose per chi è per la prima volta che ci ascolta, ma c'è modo da approfondire molto. Quindi evidentemente da questa visione di dottrina, di filosofia, nasce la cultura, nasce il modello di vita. E allora lo Stato cattolico, cominciamo, che è il nostro Stato, la nostra storia, noi abbiamo 2000 anni di cristianesimo. Avete letto anche Repubblica, i giornali comunisti, oggi in prima pagina hanno parlato del cristianesimo. No, padre, non è vero. Sì, no, sì. Ha messo la data. 2024. Da che cosa 2024? Ha messo la data. Da Cristo. Non possono toglierlo. È la nostra storia, camminati. Poi le mandano adesso le cattedrali, le pietre, gli italiani non sono atei. Ma la nostra storia è ancora lì, Per dire, abbiamo 2000 anni. E non buttate via subito la... Allora, l'applicazione della fede cattolica nello Stato, quindi parlo di governo, leggi, scuole, magistratura, per la religione, certo, crede in Dio, crede che Gesù Cristo sia fatto uomo 2000 anni fa, insegna che ha fondato la Chiesa, insegna il magistero tradizionale, lo dico perché col Vaticano II, per diventare liberali, abbiamo il problema adesso della crisi della Chiesa,
ho voluto adattare la Chiesa, mentre in principio liberare la Chiesa perché era meglio, infatti vedete i risultati, le Chiese sono vuote, Papa Francesco, lasciate fare, ma tutto comincia col Vaticano. Quindi, magistero tradizionale contro il magistero modernista del Vaticano II, che questi, per essere liberali, devono insegnare il contrario delle papi di prima. Vi chiudo la parentesi, poi dopo vi lascio dei giornali per vedere cosa sta succedendo. Ma capire. Quindi, lo Stato cattolico avrà un governo che crede in queste cose, Dio, Gesù Cristo e la Chiesa. Leggi che vanno in questa direzione, scuole, magistratura che difende. Esercito che difende questa visione. Beh, perfetto. Stato fascista, ripete la stessa cosa. Fai concordato, Mussolini, che non era un chierichetto, però capisci che non c'è un popolo senza religione, l'uomo economico lo dice, non esiste l'uomo economico, esiste l'uomo integrale, religioso, politico, eccetera. E quindi, nel 1922-29, fai concordato. E rimetti Dio, Gesù Cristo, la Chiesa, che era tradizionalista, il magistero tradizionale, perché c'era solo quello, non c'era lo diocesi. Stato fascista, Stato liberale, comincia nel 1789. Negano, loro affermano che la visione liberale viene fatta col soggettivismo di Cartesio, l'applicazione politica poi di Rousseau, enciclopedisti, ammettono eventualmente il grande architetto dell'universo, l'essere supremo, quindi è il deismo, si chiama deismo liberale. Però già negano Gesù Cristo, tolgono infatti la monarchia, la politica di allora era la monarchia, e la monarchia cattolica, tutta l'Europa era cattolica. Anche l'Iglesia, prima dell'evoluzione protestante, era cattolica, anche l'Iglesia, come la matte, non cattolica, vabbè. Negano la Chiesa, c'è la persecuzione, negano evidentemente il magistero, affermano però il deismo. E quindi c'è l'applicazione nelle istituzioni dello Stato liberale, governo deista, leggi deiste, scuole, quindi la laicità dello Stato, perché siccome Gesù Cristo non è Dio, lo Stato deve essere laico. Quindi governo laico, leggi laiche, scuole laiche, magistratura laica, eccetera. Comunismo. Comincia, vabbè, la storia del comunismo comincia subito alla rivoluzione francese, dico due parole, perché la rivoluzione francese viene fatta con i principi di libertà, uguaglianza, fraternità, che promettono libertà e uguaglianza, poi vedete oggi, pagate tutto e siete schiavi, anche, vi corrono dietro per fare anche il vaccino, la libertà. Però, mettendo questi principi di libertà, uguaglianza, fraternità, l'uguaglianza ai liberali nella rivoluzione francese la fanno solo a livello di religioni e di idee. L'uomo ha diritto alla pratica pubblica di tutte le religioni, qualsiasi religione, qualsiasi idea. Ma no, allora la religione francese era stata fatta da Giacobini e Girondini, a quel momento si spacca. E i Giacobini, che sono già i futuri comunisti, dicono no, aspetta, abbiamo parlato di libertà, uguaglianza, quindi uguaglianza di tutte le idee, di tutte le religioni, e facciamo anche l'uguaglianza dell'economia. Ma l'uguaglianza dell'economia suppone la soppressione della proprietà privata. Si spacca la rivoluzione francese, lotta fra Giacobini e Girondini, Girondini chiamano Napoleone, ammazza i Girondini comunisti, però l'idea c'è, si cristallizza lo Stato liberale, però l'idea c'è. E quindi è la storia del comunismo. Qui c'è il socialismo utopistico romantico di Sorel Mankiw, poi 1850 Karl Marx dice no, che socialismo non romantico, socialismo scientifico, scrive il Capitale, si può organizzare la società anche con l'uguaglianza economica, quindi soppressione della proprietà privata. E quando nel 1917 Lenin fa scoppiare la rivoluzione in Russia, viene eliminata anche la proprietà privata. Questa è la prospettiva per l'ugualitarismo, capire la dipendenza della rivoluzione socialista o marxista dall'idea liberale dell'uguaglianza, solo che i liberali vogliono l'uguaglianza delle idee e invece i marxisti dicono no, sono mortali, principi mortali, devono fare anche l'uguaglianza economica, togliendo la proprietà privata. E quindi a quel punto lì, però dal punto di vista diciamo della regione, il marxismo invece si dichiara ateo. È ateismo perché Marx dice la prima affermazione fondamentale del comunismo, tutta materia, e da lì poi la conseguenza a tutti i livelli. E poi proprio l'attacco
l'idea di Dio, fino al punto di arrivare a dire che visto che tutta materia, nella natura l'essere, diciamo, più importante è l'uomo. Allora, se leggete nell'introduzione la critica della filosofia di Engels, di Hegel, Marx dice l'uomo è l'essere supremo. Ma no, te la Dio. Cioè, arriva proprio all'affermazione. Se voi avete un po' di cultura religiosa cattolica, sapete che all'inizio della storia, che Dio ci, crediamo, ci ha fatto una rivelazione con la Bibbia, interpretata dal Magistero, ma la prima parola che dice questa intelligenza diabolica, che era una creatura, il demonio, eccetera, chiamava Dio, ma quando Dio decide l'incarnazione preferisce incarnarsi in un uomo inferiore agli angeli. Questa è la cultura religiosa, questa è la dottrina religiosa. E soprattutto in una donna, non serve, io dico no. E un terzo degli angeli, si dice nell'Apocalisse, che il serpente con la coda porta via la terza parte delle stelle. Per cui sappiamo che questi spiriti, queste intelligenze sono trasformati da amanti di Dio in odiatori di Dio, perché questo c'è il diavolo, state attenti alle cose sataniste, perché il diavolo è cattivo, dopo si fritte. Mentre due terzi, San Michele Arcangelo, chi è come Dio? Mentre uno dice non serve, dice no, Dio è Dio, se decide fa quello che mi sto. E due terzi nelle intelligenze delle stelle si sottomettono, sono gli angeli buoni che... Noi siamo sotto queste, non farebbe la pena prima parentesi sul discernimento dei spiriti. Padre, mi sento male, stai attenta, sì, magari hai mangiato male, se stai male, ma qualcosa sta di morno, quindi mi stai attenta anche come comportarsi. Vabbè, chiudiamo la parentesi, lo faremo una volta. Stato ateo, quindi arriva Karl Marx, come, con la logica della rivoluzione, ad affermare la stessa parola di Lucifero. Quando tenta Adamo ed Eva, gli dice, sarete come Dio. 1850, Karl Marx dice, l'uomo è l'essere supremo. Ci sono partiti. Perfetto, per capire anche battaglia stiamo combattendo. Quindi l'ateismo, ma ateismo quindi come governo ateo. Pensate all'esperienza sovietica. Alla scuola Cina, leggi atee, scuole atee, magistratura ateista. Vabbè, perfetto. La patria. E la Chiesa insegna il quarto comandamento, amare il padre e la madre, e in tedesco la parte si chiama Vaterland, la terra dei padri, è molto ben detto. Quindi la patria è proprio dove sei nato, la tua cultura, la tua gente, la tua identità, e dove te, no, non è niente, ah, per il sistema economico sì, ah no, la patria si deve togliere, che vuoi impedire alla risorsa economica islamica e cinese di venire, l'importante sono i soldi. Avete capito cosa sta succedendo? Di questi che vogliono solo, poi parliamo dei liberali, meno Stato e massimo proprietà privata con in mano le multinazionali per guadagnare soldi. E adesso siamo invasi dagli islamici e dai cinesi, che tra un po' sparirete, mi faranno anche la pelle, cercheranno di difenderci, però cercheranno di farcela, perché la situazione è grave, facciate la Francia, quanti mi... con quello che sta succedendo a livello di provocazione del mondo islamico, se avete un po' di prospettiva di quello che può succedere, però niente, non c'è difesa della patria, della nostra identità, il fascismo sì, pensate, la Chiesa cattolica, certo, l'identità di un popolo cattolico, specialmente il fascismo come Isaac, quindi il fascismo, la Chiesa sì, la patria, il fascismo sì, e lo Stato liberale? Ah no, no, no. Pensate al multinazionale, proprio la sola parola, multinazionale. Cioè non più l'interesse nazionale dell'economia. E questi ci hanno comprato tutto, state attenti. Se non capite, poi dopo piangete. Quindi pensate allo Stato liberale come dichiara assolutamente non economico l'identità nazionale di un popolo, e quindi loro sono per vogliamo anche dal punto di vista non solo della patria, ma dal punto di vista anche più grande. Edoardo ha parlato della parte di interesse europeo, del fascismo, magari però la domanda mi interessa, ma l'Europa è riuscita, la Chiesa è riuscita a fare un impero cattolico. Il fascismo stava facendo un impero fondato su questi valori. Il sistema liberale, lo Stato liberale americano, quello con l'impero economico, non vi sembra la stessa cosa?
un impero con tutti i valori o un impero solamente con le multinazionali che infatti mangiano i piccoli. Adesso vedremo poi l'applicazione concreta dell'economia liberale. Evidentemente sono contro l'idea di patria, mentre questo è un impero di valori, questo è un impero economico. E guardate che anche il mondo marxista, Xi, il capo del governo comunista cinese, ha dichiarato che già nel 2050, all'ultimo congresso comunista cinese, era una potenza economica, il mondo sarà sotto l'impero socialista. Quindi tutti sono imperialisti. Noi cattolici siamo imperialisti. I protestanti sono imperialisti. I liberali sono imperialisti. Tutti vogliono il trionfo della loro idea. Abbiamo detto anche noi. Il fascismo ha un'idea di imperialismo, cioè di portare quella visione a tutti. E i marxisti anche, i liberali anche. Quindi c'è il programma che quello che vi succederà domani e tra un anno e 10 anni. È attraverso questo schema che ho capito. La famiglia, evidentemente la famiglia, la chiesa sì. Questa è la famiglia, poi la famiglia, come Dio vuole, l'uomo e il fratello. Ma rendete conto a che punto stiamo arrivando. Quando la Bibbia dal principio dice Dio creò l'uomo che immagine e somiglianza, quindi la somiglianza di Dio, Dio creò uomo e donna. Questa è la condanna dell'omosessualità. Cioè, proprio non c'è da fare. E senza contare poi l'applicazione politica sociale della la famiglia che è fatta dall'uomo e dalla donna, è fatta per i figli. Quindi una politica che deve favorire i figli, ma favorire i figli vuol dire che il papà deve lavorare, la mamma deve occuparsi dei figli. Il ruolo della donna nella famiglia, fratelli, come lo stato di grado, adesso vedremo, sono marxista, lo sta togliendo totalmente. Non hanno più figli, è certo, perché per loro non è, la famiglia non è importante. Quindi capite bene come per lo Stato cattolico, la famiglia, la maternità, l'importanza della maternità, il futuro della società sono i figli, e per lo Stato fascista la stessa cosa, per lo Stato liberale no, anzi, a parte che produce il divorzio, l'aborto, l'omosessualità, eccetera. Ma anche l'emancipazione della donna che viene fatta dal capitalismo è una cosa molto peggio. Vi faccio un esempio: ero in Spagna, a Madrid, negli anni 93-94, e stampavamo un bollettino a Vallecas, fuori di Madrid, c'era la tipografia, lui è spagnola. Allora, un giorno vado con il direttore, che era un cattolico liberale, un giorno va, senti, vieni qui, siediti, devo fare una domanda. Ma perché adesso le donne a 40 anni devono andare tutte col psicologo? E io, ah sì? Siediti. Aveva 12-13 donne che facevano trattamento di testo per la fotografia. Ma che non si alzano queste signore? La sera di mattina il traffico di Madrid, io lo spiego, cominciano alle 8 e poi a mezzogiorno vanno a casa a mangiare. Dico, no, ma scherzi, non fanno tempo. Vanno a fast food, mangiano rapidamente, tornano di sopra e si mettono ancora lì al computer a fare trattamento di testo, capito. E quando vanno a casa, beh, finiscono alle 5, alle 6, poi dopo c'è il traffico, alle 8 di sera arrivano a casa. Una donna che è fatta dai, diciamo, 20 anni, ai 45, per tenere in braccio un bambino. Ma come ha fatto? Ah no, il sistema liberale, no, la televisione, fratello, sei matto, queste sono cose del Medioevo. Come viene ridotta la donna, guarda, la perdita di femminilità, la perdita di maternità, la Chiesa l'ha detto, il fascismo o per la maternità infanzia, cosa non ha fatto per difendere la famiglia, l'idea di donna, il ruolo della donna nella società? Quando poi arrivo di De Lassus, che abbiamo qui, leggendo i testi della massoneria, lui lo dice apertamente, se volete distruggere la tradizione della famiglia dovete togliere la famiglia dalla casa, farla lavorare. Perfetto. Risultato. Non vi dico poi cosa dice Lenin a proposito della famiglia e della donna, cosa dice? Dillo. Che la donna che ama la propria famiglia e le propri figli non è altro che una cagna in calore. Cagna in calore, per i marxisti. Dico, stiamo andando a questo mondo. Preparatevi, cioè dovete cominciare a capire perché va male. Cioè il lavoro che dobbiamo fare è questo.
siate fascisti, ma non basta la camicia nera, non basta il saluto comando se sotto c'è un Berlusconi, c'è un marxista. Quello che va capito, quindi lo sforzo è sempre... E allora cominciamo a capire la somiglianza e l'opposizione tra lo Stato cattolico e lo Stato fascista, quante cose in comune. E l'opposizione con lo Stato liberale e lo Stato marxista. E la prova storica, l'ultima prova militare storica dal 40-45, abbiamo visto gli schieramenti. Spagna e Italia con una visione cattolica, tradizionale, Dio, patria e famiglia, e dall'altra parte, foto di alta, Roosevelt, Churchill, Stalin insieme. È molto la vera, cioè, però capire oltre la fotografia, capire i principi e poi sapete tutti il lavoro per trasformare il popolo italiano in un popolo liberale domani marxista. Tutto il lavoro che ha fatto il governo dal 45 in avanti, le leggi che sono venute fuori nelle scuole per far perdere l'idea che è l'idea della nostra civiltà, della nostra civiltà e mettersi l'idea di un marxista. E come ci stanno riuscendo? Quindi capire diagnostico per terapia. Siate fascisti. La stessa cosa poi la società e l'economia e il nostro esperto. Ci ha fatto incontrare per farci capire effettivamente dal punto di vista anche dell'economia, poi lui vi spiegherà tutti i dettagli, che differenza fa una struttura politica sociale cattolica e fascista e quella struttura politica, sociale, economica, liberale e marxista, cominciando dalle corporazioni. Il mondo cristiano era formato sulle corporazioni. Adesso vi leggerò qualche testo per riuscire a capire cos'è la corporazione. Intanto, per capire subito la contrapposizione, lo Stato liberale cosa fa? Lo Stato liberale toglie il massimo di Stato, lo spiegava bene il libro di Edoardo e di Martina, per la libero mercato. E loro sostengono la tesi che il libero mercato è il bene di tutti. Sì, il bene di tutti. Come e ci fanno anche credere, no, queste cose qua. Invece la prospettiva cattolica e fascista era la corporazione. La corporazione è proprio l'organizzazione sociale, politica, economica del lavoro, la carta del lavoro, la reintroduzione. L'introduzione, perché nel mondo cattolico chi ha tolto la corporazione? La rivoluzione francese. Viene data la legge durante la rivoluzione francese in cui vengono eliminate le corporazioni, credo che troverò la data, il 10 di agosto del 1789. Soppresse le corporazioni. E perché? Perché lo Stato liberale non deve dare la libertà all'economia, al libero mercato. E invece la corporazione è proprio quello che sia per la Chiesa Cattolica, che è la penetrazione anche dello spirito cristiano nel lavoro, e così il fascismo l'ha reintrodotto, e la corporazione comincia verso l'anno 1000 e dura per 8 secoli, fino alla rivoluzione francese. Poi ricordatevi anche una cosa, prima del lavoro, nel mondo pagano, pre-cristiano, schiavitù, potere. I romani erano quelli che la schiavitù peggiore. Diritto di vita e di morte anche su un altro uomo. Poi la Chiesa, finalmente, con Costantino, si converte in Impero Romano, comincia la cristianizzazione e ricomincia il lavoro della Chiesa, mentre tutti gli altri popoli restano con la schiavitù, e resta ancora in tutta l'America che è in mano a questi popoli indiani, che non conoscono. Io leggevo sullo Osservatore Romano del 1860, in Giappone c'era la schiavitù, perché nel 1860, perché i giapponesi avevano conquistato la Corea e tutti i prigionieri della Corea erano usati come schiavi. Poi passa un terremoto terribile in Giappone, allora gli schiavi approfittano per incendiare anche le città giapponesi, però c'era la schiavitù. Mentre la Chiesa già dall'anno 1000, cioè con Costantino, comincia a togliere la schiavitù. E li fa passare, sembra poco, ma è moltissimo, mentre gli altri popoli restano cristiani, dalla schiavitù ai servi della greve. Ma il servo della greve ha un grado superiore di lavoro, dove poteva addirittura arrivare ad essere proprietario, mentre tutti gli altri popoli restavano con gli schiavi. State attenti, che la cosa, se voi pensate alla schiavitù fatta dagli inglesi, soprattutto alla deportazione in America, che è durante anche la storia, dal 800 in avanti, e poi ci vengono a insegnare la libertà
poi dalla dai servi, quindi dalla schiavitù ai servi della gleba, sempre l'opera della Chiesa, poi dalla servi della gleba alla corporazione, dove il lavoratore comincia a trovare un'altra dignità. La corporazione a quel punto, che va dall'anno 1000 a, per 8 secoli, fino alla Rivoluzione francese, che l'abolisce per dare la libertà ai capitalisti di reintrodurre la schiavitù, non vi mettono la catena, vi mettono la televisione, tanto la gente si dice lo stesso. Evidentemente la Chiesa lavorava a questa fine, nella corporazione c'erano le gerarchie, tre gradi, gli apprendisti, i compagni e i maestri, era tutto, tutto fondato sulla competenza, come ci spiegava bene Edoardo. Il vantaggio della corporazione cristiana è che c'era anche la era unita la confraternita. Cioè c'era anche il culto di un santo, magari per i falegnami a San Giuseppe, eccetera. Ma cominciate a capire quindi anche come lo spirito cristiano di amore del prossimo obbligava i membri della corporazione a aiutarsi fra di loro. Questa cosa era sconosciuta prima. Poi nella corporazione l'operaio ritrova la sua dignità, il lavoro anche viene, gli viene data una caratteristica differente. E poi c'era la promozione per il merito. Si passava dall'apprendista ai compagni, poi al maestro. Poi arriva il capitalismo, 1789. Abolite le corporazioni, i lavoratori si ritrovano isolati e indifesi. I possessori di fondi e di aziende si prevalsero di tale situazione per imporre ai lavoratori condizioni di miseria e di fame, arricchendosi ai loro danni. La società andò perciò dividendosi in due ceti, capitalisti e proletari. E da quel momento comincia, dal 1800 al 1900, cioè era addirittura spaventosa la situazione. Quando è nata l'industria, col motore a scoppio. Ha peggiorato, esatto. Poi è lì che è nato il proletariato. Adesso vedrete poi. Tutti i rischi e tutti i frutti del lavoro andavano ai capitalisti. I lavoratori furono abbandonati all'usura, all'egoismo, allo strozzinaggio, vennero trattati non trattati come uomini ma come macchine, il loro lavoro come una merce qualsiasi senza riguardo della loro dignità morale e spirituale. Ne vennero di conseguenza che gli abusi, il capitalista concedeva il minimo di soldi all'operaio. Gli operai erano sottomessi ai lavori eccessivamente pesanti, vennero utilizzati anche le donne e i fanciulli, vi ho fatto vedere la foto, eccetera. E ascoltate, adesso vi faccio un esempio storico della mia famiglia. Il mio zio mi raccontava che il mio nonno, che aveva 12 figli, la mamma era una, è un contadino della Valtellina Sondrio, aveva la vigna, quattro mucche e tirato su 12 figli. Sapete cosa faceva il capitalista di Sondrio, il sartore di Sondrio? Quando era matura l'uva, il mio nonno andava e gli diceva: senti, l'uva è matura, sai cosa dice il capitalista? Aspetta, ti ricordi che ci spiegava anche tutta questa cosa? Finché il povero contadino che aveva 12 figli da mantenere, tra cui la mia mamma, doveva abbassare il prezzo e vendigli l'uva al prezzo che voleva il capitalista. Questa a memoria pure, me l'ha raccontato mio zio. Questo è il capitalismo. Quindi rendersi conto cosa, che tipo di... Poi c'è stata forme mitigante di capitalismo, però. Quindi qual è la causa, cosa provoca il liberalismo a livello sociale economico? Una libertà sfrenata, perché lo Stato non può intervenire e tutto il potere in mano ai capitali impresari che decidono. Quindi si crea dal 1800 al 1900, loro che parlano di libertà, uguaglianza e liberale dell'impresa francese, una divisione enorme tra gli impresari capitalisti e poi i lavoratori. E che cosa provoca il capitalismo? La smania di arricchirsi. Evidentemente possedendo dei capitali era più facile per i capitalisti aumentarli e quindi più facile per i capitalisti di comprare i piccoli e i medi proprietari. Quello è l'altro discorso che sta succedendo oggi. Perché stanno chiudendo i negozi nel vostro quartiere? Perché vince Amazon. Esatto, sta succedendo la stessa cosa, la gente non se ne rende conto. La media e la piccola proprietà sta andando a pezzi, state attenti, perché questi vogliono diventare i padroni di tutto. Quindi rendiamoci conto da che parte. Sì, ma quella vittoria viene dalla seconda guerra mondiale.
Certo, quando hanno tolto tutte le leggi fasciste che proteggevano invece la piccola media libertà. Lui ce lo spiega. Poi evidentemente la creazione dell'industria meccanica ha favorito i capitalisti, che loro avevano i soldi per comprarsi le macchine, sempre più potevano aumentare il rendimento, e quindi si è creato questo mondo americano di poteri capitalisti, ma non solo americano. Poi un altro fattore che ha provocato l'arrivo poi dell'altra economia, quella marxista, perché allora evidentemente Marx si è trovato il comunismo, questa massa di proletari, e lo dice bene nel libro che scrive Marx sulla colonizzazione inglese in India. E lui spiega e dice, sì, è brutto vedere che questi capitalisti inglesi hanno distrutto la società tradizionale indiana dell'India, che non era cattolica, però una struttura che aveva posto per tutti, no? E ha ridotto tutti a questa massa di proletari. Ma noi abbiamo bisogno di questo dolore per fare la rivoluzione comunista. È una lucidità, Quindi chi ha provocato il comunismo, lo dice molto bene anche il Papa Pio XI, Papa del Concordato con Mussolini, quando fa l'enciclica contro il comunismo, Divini Redentori, sì, comunisti, ma voi liberali avete creato questa situazione. Poi dice, voi liberali avete con la vostra orari di lavoro allontanato gli operai anche dalla pratica religiosa, che sono diventati atei, e quindi il comunismo ha trovato una materia per far andare avanti la sua rivoluzione. Infatti la decadenza dello spirito religioso nel mondo, la rivoluzione francese scosse profondamente il sentimento religioso delle coscienze. Esclusa l'idea di Dio e dei beni eterni, si toglie l'unico freno efficace per tenere le passioni. Aumenta l'egoismo e l'avidità di guadagno. Evidentemente il capitalismo vuole solo guadagnare, ci conosciamo per colpa, senza fare dei nomi. Vabbè, è un tipo, un essere, un modo di essere che veramente fate, che cosa? Adesso non fate nomi. Allora, e perché evidentemente la Chiesa ti insegnava comunque una moderazione. Mentre invece, libero dalla precetti religiosi, la verità diventa, anzi, leggevo sulla Figaro francese alcuni articoli del capitalismo, a difesa del capitalismo, diceva no, ma l'egoismo capitalista è il bene di tutti, perché il capitalista così investe, no, è il bene dei capitalisti. Sì, lo diceva anche Adam Smith. Chi lo diceva? Adam Smith, il diceva, poi dice... L'importante è che uno si arricchisca, quello non vede tutto da ricchezza, torna su tutti, ricade su tutti, no? Sì. Lui. Perché gli uomini sono egoisti. Quindi la legislazione liberale, che è fondata sui principi liberali, toglie tutta la protezione sociale che aveva fatto il fascismo. Il socialismo peggio, evidentemente, perché allora il socialismo, approfittando del dolore del mondo proletario, fa avanzare la sua idea e far diventare comunisti. Abbiamo avuto la triste esperienza della Sovietica, della Cina, adesso vediamo anche in Italia quanti sono caduti in questo errore, però lì è il contrario, lì è l'onnipotenza dello Stato e la persona che non esiste. Adesso te lo spiego, perché sono fascista. Quindi... Poi il sistema economico liberale, niente, nasce con la rivoluzione francese, però ha bisogno di una base dottrinale e filosofica. E le cause, dice, molti germi nefasti erano penetrati nello strato della società. La riforma protestante aveva scardinato il principio religioso e quello dell'autorità. Lutero toglie la dottrina cattolica introducendo la libera interpretazione della Bibbia. Non è più il Papa che deve interpretare la Bibbia per tutti, ma ogni protestante interpreta la Bibbia a suo modo, quindi c'è la divisione anche di tutte le religioni protestanti, calvinisti, melantonisti, zwinglisti, eccetera. Perché c'è la libera interpretazione, e quello rompe l'unità religiosa dell'Europa. E se leggete il libro Max Weber, Etica protestante, capitalismo liberale, ti fa vedere come il protestantismo ha favorito l'esplosione del capitalismo. E quindi gli enciclopedisti francesi, appunto il soggettivismo di Cartesio, e poi l'applicazione politica di Rousseau, che se tutte le idee sono uguali, se tutte le regioni sono uguali, chi decide? Il 51%. Adesso basta che il Parlamento italiano vada su, la maggioranza che decide la volta, che bisogna anche per il referendum, che ci ha fatto la propaganda. L'omosessualità, matrimonio omosessuale uguale all'altro, 51%.
il genere 51%, l'eutanasia 51%, state attenti, capire perché sta succedendo. Quindi c'è un processo di rivoluzione che è nato e la causa quindi fu la rivoluzione francese. Quali sono gli effetti? Viene proclamata la libertà economica piena e assoluta in senso contrario ai diritti naturali e alla legge cristiana. Viene abolita ogni organizzazione sociale alla rivoluzione francese, sia della Stato come privata, instaurata la piena libertà individuale nel possedimento dei beni temporali. Perciò fu tolta allo Stato ogni competenza di intervenire nelle cose sociali. Quello che ci sta insegnando finalmente si è arrivato a farci capire queste cose. No, lo sapevamo! L'hanno insegnato loro. Anch'io lo sto leggendo, quindi fu abolito poi ogni influenza della regione sullo Stato, sulla scuola, sulle istituzioni, sull'esercito, e lo Stato viene laicizzato in modo che non abbia nessuna. E conseguenze, evidentemente, che di questa sfrenata libertà chi approfitta? I ricchi. Dopo la francese e si crea un solco fra il datore di lavoro, il capitalista, e l'operaio, il lavoratore, da cui commettono sorprese, prepotenza. Quando fa vedere che facevano lavorare le donne, i bambini, i liberali con degli orari incredibili, certo, la prepotenza, le sorprese, eccetera. E quindi si crea un solco molto grande. Quello che ha fatto Mussolini di riunire queste due realtà sociali, l'imprenditore e il lavoratore. Chi ha creato il solco? Il liberale. Il canto Giovinezza dice ha rifatto gli italiani, ha rimesso insieme due mondi che dovevano collaborare, non entrare in conflitto, perché il sistema liberale crea il conflitto favorendo il capitalista e l'impresario, il mondo socialista, comunista crea il conflitto favorendo il proletariato, lotta di classe. Invece il fascismo è stata veramente la funzione sociale di sistemare questo problema. Evidentemente i ricchi, disponendo di capitali, se ne approfittano proprio esclusivo vantaggio. In tale modo la ricchezza si accumula sempre più nelle mani di pochi e si concedono ogni diritto, ogni godimento cresceva a dismisura, il numero dei proletari e dei nullatenenti cresceva. Oggi succederà la stessa cosa, la sparizione della piccola proprietà, la sparizione della media proprietà, guardate che non sono cose che hanno degli effetti. Il sistema liberale parte da un principio antireligioso, Dio non esiste, Dio non deve intervenire nell'economia, è il datore di lavoro che decide il bene e il male e quindi l'autonomia dell'uomo favorisce. Il liberalismo toglie anche l'idea che l'uomo abbia un fine oltre questa vita, e dice no, tutto è godere al massimo dei beni che l'economia ti può dare, o in modo liberale o in modo marxista. Poi chi domina, ciò che domina in questo campo è la libera e indipendente attività dell'uomo. Lo Stato non deve intervenire, la religione non deve intervenire, la laicità dello Stato. A questo punto lo Stato liberale lascia questa formula, lasciate fare, lasciate andare, il mondo si regola da sé. Senza lo Stato che ti mette delle regole, e guardate, avete visto come si sono liberati. Vabbè, questa è la situazione in cui ci troviamo e si potrebbe parlare ancora di più, evidentemente ne avremo il tempo, però allora che cosa crea, forse questo è interessante ancora da capire, il sistema liberale determina una concorrenza sfrenata nell'economia. E allora chi possiede più capitali riesce meglio, infatti adesso i medi abolisce il ceto medio, i piccoli industriali e artigiani non possono praticare gli stessi diritti e le stesse condizioni di pagamento, per cui i clienti li abbandonano e cercano il mercato migliore delle multinazionali che abbassano i prezzi. Eliminato il ceto medio, i grandi industriali elevano i prezzi a proprio piacimento e dispongono liberamente del mercato accordandosi tra di loro, i trust, come dicono loro. A quel punto è il risultato. Perciò si crea l'opposizione fra gli sfruttatori e sfruttati. Si demoralizza anche la classe operaia, perché allora l'operaio non ha più la speranza di aumentare. Cosa diceva, lei stava leggendo un libro, Malinsky, Stolypin, in Russia, di due parole, perché tu lo sai meglio di me. Cosa succede? Stolypin fu storicamente prima della rivoluzione russa, era capo di governo durante l'impero di Nicola II,
l'impero dello zar, e lui praticamente fa acquistare allo Stato tutti i campi da poter coltivare. Prima i contadini in Russia dovevano tutto quello che facevano lo dovevano alla comune, e la comune poi gli dava solo una parte di quello che era il guadagno del raccolto. Mentre Stolypin cosa fa? Fa acquistare dallo Stato, e attraverso lo Stato indica ad ogni contadino che voleva un pezzo di terra, gli danno il pezzo di terra, e il contadino la acquistava riscattandola con il proprio lavoro, quindi una parte del proprio lavoro andava per pagare, e quindi aveva fatto tutti i piccoli proprietari che, collaborando con lo Stato, avevano la possibilità di avere ognuno la propria terra e sfamarsi, e comunque collaborare con lo Stato perché fosse autosufficiente. Tanto per dire, è stato ammazzato da un ebreo. Ecco, questo lo fece. Quando lo fecero i fascisti e l'agrocontino? Sì. Quando capisco, quando Stolypin capisce che anche il latifondismo di Stato è un errore, perché campi non, come anche il latifondismo da altre parti, anche la Chiesa, vedete, il latifondista è un errore, sono dei critici anche degli errori della Chiesa di non aver valorizzato come ha fatto Stolypin. Molti lo dicevano, guardate che dovete distribuire anche dei terreni che ha la Chiesa, perché sennò succede che poi anche lo Stato è un proprietario di fondi che non è... Allora, Stolypin tiene bene, ma trasformiamoli in proprietari con il riscatto. Avrebbe salvato dalla rivoluzione comunista. Niente, l'hanno ammazzato perché era uno ostacolo. Quindi, capire bene perché... Quindi, il fatto del latifondismo demoralizza l'operario, perché non ci guadagna niente, quindi non è motivato. Quando invece gli dai il riscatto un pezzo di terra, ci mette sotto, quello è inevitabile. Vabbè, questa è la battaglia che dobbiamo fare. Allora, camerati, il quadro vi servirà per avere una sintesi, per domani vi conducete per conto vostro, forse riesco a fare un volantino. E poi via, niente, signori, la grande, una bella grande notizia, Dio esiste. Anche se sono soggettivisti, dicono che la pianta è il mio pensiero, no, esterna. Ci sono le perfezioni della natura, pieni sono i cieli e la terra, quindi Dio esiste. La nostra civiltà è esistita, il fascismo in così pochi anni ha riparato i danni del liberalismo, del marxismo, ha rifatto gli italiani. La speranza non muore, però dobbiamo conservare la convinzione, la fede, la idea. Perché il giorno che non ci sono più l'idea, a quel punto aumento loro. Perché Mussolini vince proprio perché la sua idea, che è l'idea della tradizione, dei valori tradizionali, contro il sistema liberale marxista. Quindi non avete paura, abbiamo anche una promessa fatta dalla Madonna Fatima, parlo adesso della rete, il capellano fascista, 1917 in Portogallo. Dà l'avviso che il mondo va male ai tre vedenti, Lucia, Francesco e Giacomo. Te lo dice, alla fine il cuore immacolato ce lo farà. Cioè, è paradossale che esista un'intelligenza superiore, che ha fatto tutto, che ha dato 2000 anni di civiltà, ci ha dato la possibilità di ricostruirla, ha dovuto mettersi insieme liberali marxisti per uccidere Mussolini. È paradossale che esiste e che ci lascia in questa condizione. Quindi Dio esiste, continuate, mantenete la fede, siate fascisti. Quindi, camicia nera, ma sotto un fascista. Saluto Romano, non un liberale, un marxista sotto la camicia nera, quello che va capito bene. E allora la Madonna Fatima, e concludo, ha detto negli ultimi due mesi che l'intelligenza che ha fatto tutto questo, l'occhio umano, codice genetico, sistema riproduttivo, noi non possiamo fare macchine con sistema riproduttivo, scusate la mia. Io ho una macchina vecchia, la metto nel garage, un tubo di benzina, elettricità, un tubo di olio, si gonfia, fa un uovo, esce la macchina nuova. No, non possiamo farlo! E la forza non intelligente ha fatto macchine con sistema riproduttivo. No, fratello, non ci credo. Cioè, è la prova che c'è un'intelligenza superiore. Quindi è paradossale che esiste Dio, la Trinità, e che il mondo sia così. Quindi ci ha dato già 2000 anni di civiltà, adesso ce la stanno togliendo, però la promessa è già. Alla fine, cuore immacolato triunferà. Dio interverrà. Tutti hanno la percezione che va male, che non si sta bene, c'è qualcosa, non può andare avanti così, perché poi i costi continuano,
sarà l'eutanasia, sarà la... Ah, la droga ricreativa, e certo, vuoi privarti della droga ricreativa. Oh. E quindi, e la Madonna Fatima ci dice anche di fare una cosa, pregare. Gli ultimi due mesi che Dio dà al mondo, dice la Madonna a questi ragazzi di Fatima, sono il rosario, e questa non è... è una mitragliatrice a 50 colpi, bisogna prepararsi spiritualmente. E la devozione al cuore, conoscere la Vergine, amarla, chiedere a Dio, chiedere di essere dato, gustato di essere aperto, che ci faccia rivivere un'altra epoca fascista di restaurazione della nostra tradizione, così sia, in nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Se ci sono domande, se possiamo mangiare.